Buongiorno e bentrovati, sono Luca Tremolada, sono un giornalista del Sole 24 Ore. Oggi è qui con noi per questo ciclo di interviste della Conferenza Nazionale di Statistica Roberto Baldoni, direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, prima 4 anni fa vice direttore del Dipartimento per la Sicurezza, per le Informazioni e la Sicurezza, vice direttore. Insomma, è l'uomo che ha una missione di non poco conto, che insomma, quello di mettere in sicurezza le infrastrutture del nostro paese e soprattutto i nostri dati. Buongiorno e benvenuto, professor Baldoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io e Baldoni ci conosciamo da tantissimo tempo e devo dire che lui è entrato sotto traccia, nel senso che ha lavorato soprattutto nell'ultimo periodo, da quando è nata la sua agenzia, per concepire quello che è il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che insomma è il grande oggetto che adesso andremo un po' a capire e a sviluppare con il professore, che permetterà insomma all'Italia di mettere sicuramente in sicurezza, come abbiamo detto, le infrastrutture critiche. Tenete conto che io sono un giornalista di tecnologia e credo di ricevere quotidianamente i report e i bollettini di attacco da parte dei cybercriminali, non solo più degli utenti finali, ma anche di grandi aziende e di pezzi dello Stato. Ricordiamo quanto è successo alla Regione Lazio. Per cui, insomma, siamo entrati in una nuova era, il mondo è cambiato, i criminali informatici hanno cambiato strategia, l'Italia, insomma, si è data un piano di sicurezza nazionale che ora stiamo provando, anzi, sta provando il professor Baldoni a portare a terra. Sì, diciamo che a partire dal 2018 abbiamo iniziato un piano all'interno, la costruzione di un piano all'interno del DIS che ha avuto come primo elemento importante la realizzazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetico che poi è diventata legge. Nel novembre 2019 e dopo questa legge noi abbiamo avuto cinque decreti attuativi. Quattro sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale che hanno fatto partire tutta la timeline del perimetro. Il quinto, che riguarda la costruzione di laboratori di prova da parte di operatori pubblico-privati a supporto del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, sta in fase finale di revisione, quindi probabilmente tra 1 o 2 mesi verrà pubblicato. Ecco che diciamo a partire dal momento in cui è stato pubblicato il perimetro, noi di fatto come paese abbiamo iniziato a cercare di ridurre il rischio di attacchi cyber, iniziando da che cosa? Da quelle che sono gli asset più sensibili del paese, quelli che se manomessi per un attacco cyber possono creare un problema di sicurezza nazionale. Di fatto diciamo, il percorso che si è seguito è stato quello che il governo ha elencato le funzioni essenziali dello Stato. Successivamente queste funzioni sono gestite o dal pubblico o da operatori privati. Questi operatori privati hanno dato nella prima iterazione del perimetro quelle che sono gli asset in termini di device, reti, quindi hardware e software che gestiscono questi servizi. Noi adesso siamo a più di 200 funzioni essenziali dello Stato che coinvolgono circa 150, poco più di 150 operatori. E di fatto abbiamo finito la prima raccolta informativa da qualche mese e alla fine dell'anno avremo, diciamo, diventerà operativa tutta la parte delle notifiche di incidente molto stringenti
si parla di notifiche nel giro di un'ora o 6 ore da, a secondo del tipo di attacco, da quando diciamo si ha evidenza dell'attacco stesso, questo per poter diciamo mettere in allerta tutte le strutture similari che potrebbero essere attaccate perché vengono sfruttate le stesse vulnerabilità. Quindi il perimetro, diciamo, basa la sua ratio su due fattori. Uno è quello della prevenzione degli incidenti, ovvero gli asset strategici vengono sottoposti a delle misure di sicurezza importanti per alzare l'asticella della resilienza informatica di queste infrastrutture. La seconda parte è quella invece della mitigazione in caso che l'incidente arrivi, e qui l'agenzia opera insomma a supporto dell'organizzazione vittima, ma anche di quelle che potenzialmente potrebbero essere vittime successivamente. Tutto questo è all'interno di un gioco per cercare di ridurre il rischio dovuto ad attacchi di tipo cyber, che è un aspetto dei rischi che si hanno a che fare quando si parla di cybersicurezza. Sappiamo che l'agenzia, che è una creatura nuova nel panorama italiano, di fatto invece parte con un ritardo molto impressionante. In Germania un'agenzia che possiamo definire sorella è partita 30 anni fa. In Francia, insomma, anche qui si ragiona nell'ordine delle decine di anni fa. Ci troviamo in una situazione che, insomma, dopo il Covid il mondo sappiamo essere cambiato anche sotto il profilo cyber. Che tipo di situazione ha trovato dal punto di vista delle difese delle infrastrutture, visto che partiamo molto in ritardo rispetto agli altri? Allora, diciamo una cosa, è vero, partiamo tardi rispetto agli altri. La Francia è partita nel 2006, l'Inghilterra nel 2015, Israele nel 2002, queste sono le date, oltre alla Germania appunto nel 91. Però devo dire che 5 anni fa la situazione era veramente preoccupante. Successivamente, quando appunto sono entrato all'interno del DIS, quindi grazie a tutto il comparto intelligence, siamo riusciti ad iniziare a mettere su questo sistema diciamo che è diventato poi il core dell'agenzia. Quindi il lavoro di fatto è iniziato 4 anni fa. Il lavoro in particolare per questa parte di mitigazione, diciamo di prevenzione e mitigazione degli incidenti. Successivamente, ovviamente questo non significa che siamo in anticipo, però significa fondamentalmente che non partiamo assolutamente da zero. Grazie alla lungimiranza soprattutto del comparto, siamo riusciti a mettere su un'agenzia e grazie anche ai contributi di altre grandi amministrazioni in tempi record, perché considerate che la legge che ha istituito l'agenzia è stata approvata il 5 di agosto, il 1 settembre l'agenzia era operativa con un primo nucleo di 7-8 persone, poi dopodiché ci troviamo ora con un nucleo di 75 persone. Quindi ecco, in realtà stiamo crescendo ai ritmi che ci aspettiamo, non partiamo da zero. Ovviamente durante il percorso parlamentare l'agenzia è stata, diciamo, ha avuto più competenze, e questo anche giustifica i ritmi di crescita che si prevedono per i prossimi anni. Ricordo che diciamo l'agenzia ha un budget definito di 300 persone per la fine del 2023 e circa di 800 a tempo indeterminato per il 2027, a cui si aggiungono una percentuale non irrilevante di contratti invece a tempo determinato. Quindi saremo e noi lavoreremo per arrivare a una struttura
di circa 1.000 persone in questo tempo, che è veramente un tempo relativamente breve, insomma, che sono 5 anni. Ma ci sono le competenze, insomma, crescerete tantissimo in pochissimo tempo. L'Italia credo che non abbia mai avuto un organo di questo tipo. Ci sono le skill, ci sono le competenze, ci sono, insomma, i giovani da mettere dietro i computer per cercare di capire cosa sta succedendo, che cosa corre dentro ai fili dei computer e non solo. Allora, questa è una sfida nella sfida, perché ovviamente, purtroppo, anzi, noi negli ultimi 20 anni come paese abbiamo perso battaglioni di tecnici, quindi non stiamo parlando dei talenti, non stiamo parlando dei cervelli, stiamo parlando di tecnici, che possono essere tecnici laureati, tecnici diplomati, che hanno man mano lasciato il nostro paese. Dietro purtroppo a un colossale problema, diciamo, di qualità del lavoro e un problema stipendiale che tutti conosciamo all'interno di varie categorie. Ecco, una cosa importante è che il legislatore, riconoscendo questo problema, ha accordato all'agenzia e quindi a coloro che lavoreranno all'interno dell'agenzia dei salari che sono tra i più alti che si possono avere all'interno delle pubbliche amministrazioni, parametrandoli a quelli di Banca d'Italia. È chiaro che noi vogliamo usare questa dote che ci è stata data in un momento molto complesso anche economico per il nostro paese, per reclutare da una parte la nostra migliore gioventù che esce dagli Atenei, dall'altra noi vogliamo riportare fortemente a casa una parte di quei tecnici che purtroppo troppo velocemente abbiamo espulso o abbiamo lasciato andare dal nostro paese. E se penso alla mia esperienza ormai quinquennale, passando da un incidente all'altro, da un punto di vista informatico, molto spesso quello che poi troviamo è una mancanza di tecnici specializzati, non specificatamente tecnici necessariamente di sicurezza, ma anche tecnici manutentori di sistemi, e questi sistemi informativi, se non sono opportunamente mantenuti, nel giro di qualche mese diventano dei libri aperti per quanto riguarda gli attaccanti di medie capacità. Quindi è chiaro che noi abbiamo bisogno di invertire questo trend, e credo che diciamo l'agenzia, che unisce anche aspetti valoriali importanti, chi lavorerà in agenzia lavorerà ovviamente per la sicurezza nazionale del proprio paese all'interno di questo contesto così complesso, così difficile e anche così ovviamente affascinante. Ecco, noi speriamo veramente di riprendere quelle competenze che magari ci hanno lasciato, anche perché alcune competenze risiedono prettamente all'estero, nei grandi competitor internazionali per quanto riguarda per esempio il cloud o altre tecnologie. Ecco, noi vogliamo veramente cercare di riportare in Italia quella competenza, oltre a prendere quella giovane, quella che abbiamo ancora in Italia, proprio per dare un asset per il paese, per ragionare sul futuro di che cosa sarà l'Italia all'interno di un processo di trasformazione digitale, e dare al decisore politico quelle informazioni che possano permettere in questo settore di prendere le migliori decisioni possibili. Beh, diciamo che se c'è qualcuno in questo momento con una laurea e un interesse a difendere il paese, questo credo sia il migliore discorso di assunzione che ho sentito negli ultimi anni. Poi fatto da un servitore dello Stato mi colpisce in maniera molto positiva. Ma
Allora, proviamo a spiegare anche perché i non addetti ai lavori sono rimasti molto colpiti quando il ministro dell'innovazione Colao ha dichiarato che il 90%, 90-95% dei server della pubblica amministrazione erano a rischio, erano insicuri. Contestualmente, insomma, è stato avviato da questo governo una roadmap con tempi molto stringenti di migrazione cosiddetta della pubblica amministrazione sul cloud, per cui insomma una modernizzazione, un passaggio che è un'operazione storica, va detto, di portare in tecnologia cloud scuole, amministrazioni, comuni, ministeri. Al centro di questo passaggio epocale ci siete voi, nel senso che voi siete tenuti come agenzia a garantire la sicurezza, insomma, a vigilare sulla sicurezza di questo passaggio, non solo di questo passaggio, ma anche della messa in opera. Allora, la domanda che volevo farle, professore, è questa: che innanzitutto che cosa sta succedendo, nel senso che ha colpito. Siamo rimasti tutti molto colpiti perché il ransomware, che è una sorta di pizzo digitale che viene chiesto alle aziende, ne abbiamo sempre parlato in Italia, riferito a grandi imprese del settore privato. Quando ha colpito la Regione Lazio, siamo rimasti un po' stupiti. Qualche cosa stava cambiando nella testa dei cybercriminali. Per cui, insomma, la domanda è: che cosa sta succedendo? Sono realmente interessati alle strutture, ai pezzi dello Stato, i cybercriminali e che come vede questo processo di spostamento sul cloud, ecco. Allora, io devo dire un punto secondo me nodale è stata proprio la presentazione della strategia nazionale cloud, perché per la prima volta, anche da un punto di vista, se volete, iconico, voi avete trovato da una parte il ministro addetto alla trasformazione digitale, quindi il ministro Colao. Ma accanto a lui sedeva il sottosegretario alla sicurezza nazionale, Gabrielli. E questo è un punto importante perché siamo arrivati dopo la legge perimetro, che è stata la prima legge che ha creato un elemento indissolubile, cioè un legame indissolubile tra sicurezza cibernetica e sicurezza nazionale. La strategia cloud segue questo percorso e fa sì che il cloud nazionale, che sarà questa infrastruttura strategica a cui noi diciamo daremo forniremo le informazioni come cittadini e come pubbliche amministrazioni, bene, questa operazione è un'operazione gestita non soltanto dal ministro, ma anche dal sottosegretario alla sicurezza nazionale, perché la trasformazione digitale ha fatto sì che l'infrastruttura diventasse il cuore del nostro paese, della nostra azienda, delle nostre pubbliche amministrazioni, e quindi come cuore ovviamente diventa un pezzo della sicurezza nazionale. E questo ovviamente è addirittura rinforzato da, voglio dire, i dati che abbiamo sugli attacchi per quanto riguarda i cybercriminali. È chiaro che durante la pandemia abbiamo avuto un uso molto forte di tutte le infrastrutture digitali. E soprattutto una esternalizzazione di una serie di servizi che invece prima erano dietro, diciamo, i firewall. Questa esternalizzazione, se non fatta appropriatamente, ha portato a delle vulnerabilità che sono state sfruttate per, diciamo, attaccare, le organizzazioni, diciamo, da questo punto di vista più deboli. E i cybercriminali hanno aumentato fortemente il loro, diciamo, giro d'affari, i loro impatti, le loro azioni e scorribande. Ed è chiaro che, se
Se penso al nostro futuro, penso a un futuro dove gli attacchi saranno la normalità, aumenteranno perché non siamo in grado in questo momento di eliminare le vulnerabilità che si creano nel tempo, che dipendono da problemi di configurazione di diversi software e quindi in qualche modo in questo momento con le attuali tecnologie sono ineliminabili. E questo ovviamente crea questo mercato. Noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prevenire il più possibile degli incidenti e quelli che andranno a buon fine li dobbiamo assolutamente mitigare. Quindi questa sarà la nostra politica. Ed è chiaro che piuttosto che avere 10.000 sale server per la pubblica amministrazione, dove è impossibile trovare in questo momento 10.000 esperti di cyber security e associarne uno ad ogni sala server, ad ogni data center, è chiaro che invece avere una struttura dispiegata sul territorio attraverso tre data center che possa permettere alla pubblica amministrazione di depositare i propri dati all'interno secondo una serie di cassetti in funzione della sensibilità di quel dato, e quindi i dati più sensibili saranno dentro, diciamo, dei cassetti che avranno dei lucchetti dove potremo chiudere, gli altri che saranno meno sensibili avranno meno misure di sicurezza, ma lasciata a dei professionisti che possono alzare le misure di sicurezza, connettersi alle reti che farà l'agenzia a livello di appunto gestione di incidenti, a livello di certificazione di dispositivi, a livello di sviluppi tecnologici, ecco che creiamo quel sistema che io spero ci porterà in modo tranquillo a navigare su questo mare di complessità tecnologica. Ecco, a proposito di complessità tecnologica, un dato che ormai è chiaro a tutti, l'abbiamo visto fortissimo nell'era Trump, ma anche nell'era Biden, è che è evidente che il terreno di scontro tra la Cina e gli Stati Uniti passa anche dalle tecnologie. Ricordiamo il ban, insomma, la blacklist per le tecnologie cinesi. E quindi dalla sicurezza informatica. È uno scontro geopolitico di cui si sa sempre pochissimo. I giornali raccontano a spizzichi e bocconi, ma proprio perché non abbiamo alcun tipo di visibilità su quanto avviene. L'Italia è all'interno dell'Europa e al tempo stesso è in mezzo, insomma, a questa sfida. Abbiamo parlato a lungo del 5G cinese, no? Cioè delle tecnologie strategiche da mettere in casa per veicolare quella che è una tecnologia sicuramente abilitante su cui l'impresa punta moltissimo. Allora, su questo piano, innanzitutto il suo parere personale di come l'Italia all'interno dell'Europa si deve posizionare e abbiamo bisogno di tecnologia nazionale cioè, esiste un sovranismo tecnologico, mi passi il termine, per difenderci? Allora, noi fino ad ora abbiamo parlato di rischio da un punto di vista di rischio legato ad attacchi cyber, no? Quindi vulnerabilità, exploit, dall'esterno entra l'attaccante e fa, diciamo, non so, trafuga dei dati, prende il controllo, mette un ransomware, però noi siamo in presenza di un'altra problematica, che è quella del rischio tecnologico. Il rischio tecnologico è, diciamo, il fatto di legarsi a specifiche tecnologie che sono ormai tutte software defined, esattamente come una rete 5G, piuttosto che un algoritmo di intelligenza artificiale, e come software defined possono cambiare velocemente comportamento nel momento stesso in cui viene applicata una patch,
che dice a una macchina, a una macchina autonoma, invece di girare a destra, ora giri a sinistra. E chiaramente questo non è equivalente se a sinistra, per esempio, c'è un muro. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo agire da una parte, diciamo, cercando di minimizzare questo rischio tecnologico. Rischio tecnologico significano anche attacchi attraverso la supply chain, cioè capire, chi sono i nostri fornitori a livello di software, ad esempio, e poter definire dei criteri che questi fornitori devono avere per poter fornire, ovviamente, i loro servizi a quelle che possono essere, ad esempio, le funzioni essenziali dello Stato. Cioè, sono problematiche che purtroppo dobbiamo tenere presente considerando quello che, diciamo, la complessità appunto tecnologica nella quale ci muoviamo. Allora, da questo punto di vista, all'interno per esempio del 5G, ma ormai si sta affermando anche nell'AI e in altri contesti, abbiamo il contesto del cosiddetto, o anzi, il concetto del cosiddetto trusted vendor, cioè colui che, diciamo, sviluppa tecnologia, che può essere di tipo trusted. È chiaro che questa trustworthiness, cambia in funzione di parametri che non sono solo tecnologici, e qui rientrano le problematiche a cui lei faceva riferimento, a cui tu facevi riferimento per quanto riguarda appunto il discorso del confronto di tipo geopolitico, tra Cina, e Stati Uniti. È chiaro che noi dobbiamo tener conto di questo tipo di problematica e dobbiamo gestire, questo rischio. Come gestiamo questo rischio? Per esempio, attraverso diversificazione possibile dei fornitori all'interno del mondo del 5G piuttosto che del mondo, del cloud, attraverso, diciamo, politiche di controllo della supply chain, attraverso, anche un'agenzia e un centro di valutazione e certificazione nazionale che possano controllare nel tempo, quelle che sono le, diciamo, i come posso dire, la qualità del servizio di coloro che ci forniscono, appunto, questi servizi, tecnologici. In tutto questo, ovviamente, si innesta una problematica di sviluppo tecnologico, nazionale ed europeo. Noi non possiamo pensare di avere una sovranità nazionale se non abbiamo, o europea, se non abbiamo tecnologia di tipo nazionale o europeo. Questo perché è estremamente complesso nel modo come si sviluppa la tecnologia software defined in questo momento, come posso dire, far sì che i comportamenti dei device, siano garantiti nel tempo, nelle medesime condizioni. Dobbiamo poter, ad esempio, avere delle tecnologie a disposizione che ci permettano di controllare che questi device, questi servizi continuino a erogare i loro servizi, ad avere un comportamento che è compliant con le nostre leggi europee e nazionali. Ed è chiaro che se la tecnologia è di tipo nazionale ed europeo, può raggiungere quel livello di trust più alto, ma ripeto, questo non significa che in Europa dovremo avere tutte le tecnologie. Il problema è soltanto di avere quelle tecnologie giuste che ci permettono anche di controllare che altre tecnologie stiano funzionando, in modo corretto. E questo ci dovrà spingere nel prossimo futuro, come Italia e come Europa, e lo sentiamo a partire dai semiconduttori, dai microprocessori, a tutta la parte 5G, cloud, intelligenza artificiale, a sviluppare delle tecnologie nazionali e europee. Che è il concetto poi di sovranità
tecnologica che è stata portata avanti non solo in sede italiana ma in sede europea. Il professore, io la ringrazio perché tra l'altro insomma è molto chiaro nella spiegazione, le manca un po' l'università? parecchio, sì, parecchio. Ogni tanto per fortuna riesco ad avere un contatto comunque con gli studenti attraverso delle lezioni, okay, in qualche master o qualche lezione universitaria, che a me fa sempre particolarmente piacere. Poi, devo dire la verità, spero di incontrare parecchi di questi ragazzi che magari adesso stanno uscendo dalle università all'interno della nostra organizzazione, perché ecco, un'altra cosa importante, un altro obiettivo che noi abbiamo dentro e che vogliamo realizzare è che questa organizzazione, questa CN, diventi un creatore di competenze. Queste competenze poi man mano esonderanno in qualche modo dall'agenzia e andranno a innervare tutte le varie pubbliche amministrazioni, tutte le varie, anche alcune industrie magari, e che possano portare quelle competenze fuori dalla nostra agenzia a vantaggio di tutto il paese, della società. Esattamente, questo è un processo che in altri settori, si pensi al finanziario, si pensi all'opera che fa anche Banca d'Italia. Avviene esattamente così, avviene. Io la ringrazio, ci stanno staccando la spina perché è esaurito il nostro tempo, io andrei avanti ancora un'altra mezz'ora, per cui insomma ringraziamo Roberto Baldoni di essere stato con noi, ringraziamo per aver avuto finalmente un po' di insight su quello che sta accadendo, spero di risentirla presto. Diamo a questo punto la linea al convegno. Grazie a voi. Buonasera, grazie mille. Buonasera.